bentornati su Metro Napoli Web TV. Oggi iniziamo una nuova fase di interviste. Dopo aver ascoltato i sindaci, abbiamo in studio l'onorevole Paolo Russo, che proprio in questi giorni, la settimana scorsa, qualche settimana fa, è stato molto impegnato sul dibattito sul disegno di legge di Rio sull'abolizione delle province. Riprendiamo la discussione sulle città metropolitane e all'onorevole Paolo Russo io devo fare subito una domanda. Il ministro De Rio in queste ore sta lanciando una serie di comunicati per dire che siamo di fronte a una riforma epocale. L'abolizione delle province sembra che abbia risolto tutti i problemi di trasformazione di questo paese. È così? Siamo di fronte a una riforma? Siamo di fronte a un pasticcio epocale. Di epocale c'è il pasticcio. Avremmo voluto abolire le province e ovviamente con una norma di carattere costituzionale, che è l'unico strumento che può davvero incidere in modo significativo e determinante. Invece lo si fa attraverso una norma ordinaria, una legge ordinaria, che creerà tanti di quei pasticci alimentando criticità, tutte a danno del cittadino. Si sottraggono alcune competenze, altre si trasferiscono ai comuni, altre ancora alla regione, incerta sarà tutta la politica di area cosiddetta vasta. Si presume di abolire mezze province, ma le si lasciano altre, un vero pasticcio, non si eleggono più in via diretta, ma in via indiretta. L'Italia non credo abbia bisogno di questo. L'Italia ha bisogno di una riforma profonda dell'assetto istituzionale attraverso una norma adeguata di carattere costituzionale, partendo ovviamente anche dalla rivalutazione, riconsiderazione delle regioni. Non voglio buttare la palla sugli spalti, ma vorrei essere chiaro su alcune questioni. La prima, per esempio, impariamo cosa succede dalle migliori esperienze del mondo. Ci sono le regioni, i land tedeschi che funzionano, sono regioni, sono macro regioni, regioni importanti da 18, da 20 milioni di abitanti, capaci di produrre davvero PIL. Noi abbiamo micro regioni nel nostro paese, abbiamo la Basilicata piuttosto che il Molise, piuttosto che l'Umbria, piuttosto che la Valle d'Aosta. Abbiamo micro regioni che corrisponderebbero più o meno a una modesta cittadina europea. Funziona l'assetto così composto? Le regioni sono davvero enti capaci di programmare politiche e non essere soltanto rubinetto di risorse che vengono, la cui apertura di questo rubinetto viene decisa altrove? Non funzionano così, andrebbe rivalutato il sistema delle regioni, forse anche un po' accorpate. È evidente che di fronte a una necessità delle regioni di articolazione diversa si porrebbe anche un problema per le province, che così come sono non vanno e vanno abolite. Ma il tema è esattamente questo. La norma del Rio, che di epocale ha il pasticcio, non le abolisce, le modifica, le svuota, le dimezza, insomma crea confusioni per il cittadino. Abbiamo bisogno di questo? Credo proprio di no. Cioè, in sostanza le sospende temporaneamente in attesa di una riforma costituzionale che dovrebbe arrivare. Le sospende in parte, perché poi le funzioni non si possono sospendere, trasferisce un po' di funzioni, i consiglieri comunali e i sindaci dovranno eleggere a loro volta i consiglieri comunali che sono eletti per fare i consiglieri comunali, i sindaci che sono eletti per fare i sindaci, si trovano ad un colpo ad avere una potestà che nessuno mai ha attribuito loro, che è quella di eleggere gli organi attraverso un'elezione di secondo livello della provincia. Insomma, si getta non il bambino insieme all'acqua sporca, si getta solo il bambino e si tiene l'acqua sporca. Onorevole, la riforma di Rio però prevede una discussione diversa per quanto riguarda le città metropolitane, ma ci sembra di capire che anche sulle città metropolitane non c'è una chiarezza, nel senso che fino ad oggi non è ancora chiaro le funzioni, chi dovrà effettivamente dirigere, le modalità di elezioni. Cioè, anche sulla città metropolitana, che potrebbe essere una grande occasione, che qualcuno ha ritenuto essere la riforma sostanziale del sistema delle autonomie locali, rischiamo di fare un pasticcio? Ahimè, sì. Non voglio ritornare alla vicenda delle regioni, ma è evidente che in un quadro di macro regioni, come in Europa esistono più o meno 18 città
metropolitane, le grandi aree conurbate, 18 significa grosso modo un paio per paese europeo, in alcuni paesi europei una soltanto. Ebbene, l'ineffabile Del Rio che cosa propone per l'Italia? 18 città metropolitane. È evidente che questa proliferazione crea non solo una svista sul piano delle funzioni, sul piano della responsabilità, non servono 18 città metropolitane. In realtà la norma precedente ne prevedeva 10, ma anche 10 in vero sono tante. L'Italia ha una condizione per la quale le vere città metropolitane, le vere aree conurbate sono 3, sono Napoli, sono Milano e Roma. Attorno a queste 3 città si potrebbe costruire un vero disegno di area metropolitana vasta, di città metropolitana governata attraverso un sistema articolato. Se poi aggiungiamo che così come è composta la norma, abbiamo detto sulle province, non le abolisce ma le rimescola e quindi fa pasticci. Non dà una prospettiva, non dà una speranza, attende una riforma costituzionale che poi le abolirà? Forse le abolirà? E perché non facciamo prima la riforma costituzionale? Ma dico, questa riguarda le province. Sulle città metropolitane ancora più pasticci. Chi guiderà la città metropolitana? La norma, sorrido perché è risibile, la norma è chiara per ora. E la norma che cosa dice? Dice che il sindaco del comune capoluogo, quindi facciamo l'esempio, non voglio fare l'esempio di Napoli, facciamo l'esempio di Milano. Il sindaco di Milano diventerà automaticamente, ope legis, per legge, per sempre, diventerà sindaco della città metropolitana. Quindi le funzioni di area vasta, pensate ai trasporti, pensate all'ambiente, pensate all'urbanistica, pensate a tante questioni, saranno governate dal sindaco di Milano anche per San Donato Milanese, quando i cittadini di San Donato Milanese non hanno mai scelto quel sindaco perché quel sindaco possa essere il proprio sindaco della città metropolitana. Insomma, è come se noi avessimo un capo dello Stato eletto da un Parlamento straniero. Avremo 15 milioni di cittadini, 15 milioni di cittadini, non 3 cittadini, avremo 15 milioni di cittadini governati da un soggetto a cui non è stata mai data questa delega e quindi non potrà essere mai valutabile, perché se non è stata data questa delega non si potrà ritirare con il voto, con il giudizio democratico questa delega. Non credo che questa riforma sia epocale solo per il pasticcio, anche per i profili di incostituzionalità. Decine e decine di costituzionalisti rilevano come i profili di incostituzionalità siano grandi come grattacieli. Se a questo aggiungiamo la valutazione che ha fatto la Corte dei Conti, che un sistema così fatto genererà duplicazioni, moltiplicazioni, sovrapposizioni, incertezze e quindi più spesa. Lo stesso Censis dice che addirittura si spenderà di più. Non c'è dubbio, ma non c'è dubbio. Facciamo l'esempio, ora torniamo a Napoli. Ma voi pensate che il sindaco di Giugliano, piuttosto che il sindaco di Afragola, piuttosto che il sindaco di Sorrento, piuttosto che il sindaco di Nola, possano consentire che i propri cittadini siano governati da un'autorità che non si rapporta in modo democratico, con la partecipazione democratica, col diritto al voto, con i cittadini di quelle città? Noi li abbiamo intervistati, quasi tutti, e ci hanno detto tutti la stessa cosa. Ma non c'è dubbio. Noi non entreremo. Ma guardi... Le devo porre un'ultima domanda, proprio su questo. Nel caso in cui, e si rischia di andare in quella direzione, perché sia a Torino Saitta, ma anche il presidente Pentangelo qui a Napoli, sta chiedendo ai sindaci un parere e sta di fatti sollecitando la richiesta di non adesione alla città metropolitana. Però in quel caso, io le faccio una domanda, a quel punto, nel caso in cui noi pensiamo ad una situazione nella quale i sindaci diranno di no alla città metropolitana, il futuro per quest'area quale sarà? Beh, il futuro in chiave strategica non sarà un futuro roseo, determinato dal capolavoro di Del Rio. Del Rio sta celebrando un grande capolavoro di disastro nella definizione degli assetti istituzionali, non solo qui ma anche nelle altre
città metropolitane, ma è evidente che quei comuni, oserei dire tutti i comuni della provincia di Napoli, non aderiranno alla città metropolitana, costituiranno la provincia residua, quella che noi abbiamo definito in Parlamento in modo un po' sfottente nei confronti del ministro, avrà la capacità di raddoppiare gli enti, rimarrà la provincia, che sarà una provincia, una sorta di ciambella, col buco in mezzo di Napoli, e costituirà la città metropolitana limitata alla sola urbe, che è il contrario della definizione di una città metropolitana. A cosa si deve questo miracolo? Questo miracolo si deve alla imperizia, alla voglia di spot, al desiderio ideologico di andare avanti a prescindere, sapendo che non si chiudono le province, non si aboliscono le province e quindi non si raggiunge il risultato che da più parti richiesto, anche da me, ma soprattutto si moltiplicano le città metropolitane che si raddoppiano rispetto alle province stesse. Insomma, i cittadini non credo che beneficeranno di questa riforma, anzi misureranno i disastri in chiave di servizi, e poi noi di questo ci dobbiamo occupare. Sarà più difficile avere un governo delle dinamiche urbanistiche, sarà più difficile avere la manutenzione delle strade, sarà più difficile pensare ad una gestione ordinata del ciclo integrato dei rifiuti, insomma sarà resa la vita del cittadino ancora più difficile. Quindi, se ho capito bene, lanciamo un ultimo appello affinché ci ripensino. Io l'ho detto anche in Parlamento a più riprese, sono ancora in tempo. Sono ancora in tempo e non, come dire, non ne faremo nemmeno un gran dramma. Avremo capito che avevano provato, se si fermano sarò ancora pronto a dare la buona fede. Ci hanno provato, hanno capito che non si aboliscono le province, avranno capito che non funzionano così le città metropolitane e si fermano, pronti a sottoscrivere insieme una riforma costituzionale, tre righe, non serve molto, per davvero ridisegnare l'assetto istituzionale, partendo anche dalla necessità di costruire regioni che abbiano una forza di massa critica anche superiore, abbiano anche una capacità autonoma dal punto di vista della prospettiva di governo e di spesa. Se viceversa questa operazione delle città metropolitane serve soltanto a travasare 17 su 18 amministrazioni dal centrodestra al centrosinistra, e allora è un'altra operazione. È piccolo cabotaggio politico che potrebbe servire a intercettare le risorse europee, ma di questo non ne voglio ragionare perché ne ragioneremo probabilmente in altra sede. Io la ringrazio. Buongiorno a tutti.